la mafia delle corse. L'ippodromo di Palermo chiude i battenti. Lo ha deciso il Ministero delle Politiche Agricole in seguito alle dichiarazioni del neopentito Giovanni Vitale. Il provvedimento, come si legge sul sito ufficiale, servirà per garantire la sicurezza e la prevenzione delle infiltrazioni criminali. Mi faccio da parte. Antonio Fiumefreddo, presidente di Riscossione Sicilia, preferisce fare un passo indietro all'indomani dell'audizione finiterrissa in commissione bilancio. Fiumefreddo era stato allontanato per aver sottolineato la presenza di infiltrazioni mafiose all'ARS. Elezioni rinviate. Niente amministrative a maggio. I cittadini siciliani potranno esprimere il loro voto a giugno. Tra i motivi dello slittamento, un errore in Gazzetta Ufficiale, la coincidenza delle date con il G7 a Taormina. Facemus su stadio. Il neo presidente del Palermo, Paul Baccaini, incontra il sindaco Leoluca Orlando per parlare dei progetti stadio e centro sportivo. Fiducia da parte di entrambi e presentazione del progetto prevista entro la fine del campionato dei Rosa. Adoro Palermo, vi chiedo solo di fidarvi di me, le parole del chairman rosanero. Buongiorno e bentrovati ad un nuovo appuntamento con la nostra informazione, questi nostri titoli d'apertura. Partiamo subito con la cronaca. Lo avete sentito proprio poco fa, corse truccate dagli uomini di Cosa Nostra. Chiudono i cancelli dell'ippodromo di Palermo. Le attività svolte all'interno della struttura verranno così sospese a partire da domani per garantire la sicurezza e la prevenzione dalle infiltrazioni criminali. Delle attività illecite svolte all'interno dell'impianto sportivo ne aveva parlato recentemente il pentito Giovanni Vitale. Il servizio di Giorgia Tabita. Non c'era corsa che non fosse truccata e che non portasse soldi nelle tasche degli uomini di Cosa Nostra. Così a decidere di chiudere a tempo indeterminato l'ippodromo di Palermo, ponendo dunque fine al giro d'affari dei boss palermitani, è il Ministero delle Politiche Agricole con un decreto emanato dal capo dipartimento Luca Bianchi. A far partire le indagini era stato Giovanni Cascio, presidente della IRES S.p.A., la società che si occupa della gestione della struttura. A seguito delle irregolarità verificate in occasione della corsa dello scorso 24 febbraio, si legge in una nota pubblicata sul sito internet dell'ippodromo, da domani verrà sospeso lo svolgimento delle corse fino a quando non saranno messe in atto dalle autorità adeguate misure per poter garantire il corretto svolgimento dell'attività, scongiurando il rischio di infiltrazioni della criminalità organizzata. A confermare nei giorni scorsi l'illecito svolgimento delle corse era stato il collaboratore di giustizia Giovanni Vitale, anche noto come il Panda. Vitale, alle dipendenze di Giuseppe Fricano, reggente del mandamento di Resuttana, avrebbe riportato ai PM le attività illecite collegate alla struttura del Parco della Favorita. Nel momento in cui noi entravamo all'ippodromo, ha raccontato il Panda, automaticamente la corsa era truccata. Si vede subito quando è così. I cancelli dell'impianto sportivo verranno chiusi a partire da domani. Polizia e Guardia di Finanza hanno fermato ed identificato a Catania due trafficanti libici, Wasim Al-Morak di 25 anni e Zuhair Samida di 28. I due sono ritenuti gli organizzatori, insieme ad altre persone non identificate, della traversata dalla Libia all'Italia dei 32 migranti a bordo di un barcone, soccorsi il 3 marzo scorso. L'imbarcazione trainava un'altra barca più piccola, con la quale i trafficanti sarebbero dovuti tornare in Libia poco prima dell'arrivo dei soccorsi, ma il loro piano è saltato a causa di un'avaria del motore. I due avrebbero raccomandato ai migranti di riferire che erano dei pescatori che si erano fermati per prestare aiuto ai migranti in difficoltà. Voltiamo pagina. Rinvio a giudizio per i 7 dipendenti dell'ENAC indagati per truffa aggravata, false attestazioni e peculato d'uso. I lavoratori dell'Ente Nazionale di Aviazione Civile in servizio all'aeroporto Falcone e Borsellino sarebbero risultati operativi pur essendo da tutt'altra parte. Erano finiti in 9 nel mirino della Procura di Palermo, in quanto seppur sulla carta risultavano essere sul posto di lavoro, in realtà si concedevano dei prolungati riposini o andavano a sbrigare faccende personali. Rinvio a giudizio per 7 dipendenti dell'ENAC, l'Ente Nazionale di Aviazione Civile, in servizio all'aeroporto Falcone Borsellino. A finire nell'inchiesta coordinata dal PM Francesco Del Bene, Giuseppe Faraia, Anna Maraventano, Giuseppe Renna, Alberto Rosselli,
Michele Fazio, Angelo Scatassa e Caterina Silvana Vernengo, tutti accusati a vario titolo di truffa aggravata, false attestazioni e peculato d'uso e ovviamente sospesi dall'ENAC. Gli indagati, grazie all'aiuto di compiacenti colleghi che timbravano il cartellino al loro posto, sarebbero risultati in servizio, ma in realtà erano da tutt'altra parte. L'indagine delle Fiamme Gialle ha permesso di mostrare come circa il 40% della forza lavoro dell'ente avrebbe attestato in soli 30 giorni, tra aprile e maggio 2016, oltre 140 ore di lavoro non reso. L'attività investigativa è stata svolta ricorrendo, oltre all'esame dei documenti acquisiti dall'ENAC, a videoriprese, nonché a mirati servizi di osservazione diretta e pedinamento. Ci fermiamo per una brevissima pausa e rientro tutte le altre notizie di giornata tra poco. CTS Play, la prima app delle TV siciliane. Facile e gratuita. Guarda i nostri canali quando e dove vuoi. CTS Play è l'app per vedere le dirette o rivedere i tuoi programmi preferiti. Con CTS Play scopri la grande offerta delle produzioni in onda su CTS Canale 90, Tele Ionica Canale 18 e 74, Tele Sicilia Canale 195 e Tele Sicilia Color R8 Canale 285. 9 canali in chiaro, da seguire quando e dove vuoi. Scarica la nuova applicazione CTS Play o vai su ctsplay.it o ctsnotizie.it. CTS, con te, sempre. La Spera Costruzioni è specializzata nella progettazione, costruzione e ristrutturazione di opere civili e industriali, con oltre 20 anni di attività, sempre al passo con le innovazioni ed evoluzioni del mercato, con attrezzature d'avanguardia e staff tecnico altamente qualificato. Accetta permute e diverse forme di finanziamento, mantenendo sempre alta la qualità delle sue prestazioni. Spera Costruzioni, via Leondo Forni 36, Palermo. www.speracostruzionispa.it. Salve a tutti, eccoci di nuovo qua insieme in diretta da questo studio meraviglioso e avete già visto quanto sia ricco, perché oggi tantissime cose carine, belle per tutte voi che già ci conoscete, che ci seguite da tanto, ma voglio salutare in modo particolare anche le signore che hanno cominciato a telefonarci e naturalmente a interessarsi ai nostri prodotti, quindi saluto. I got this feeling inside my bones. It goes electric, wavy when I turn it on. Off from my city, off from my home. We're flying up, no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally. Come on, lock the way we rock it, so don't stop. 3 Julie, abbigliamento e giocattoli per neonati e bambini. A Palermo, in via Gaetano Daita 14. Tennis Club Valle Iato, scuola tennis per bambini e adulti tenuta da maestri federali. Diventa anche tu socio del circolo, troverai cortesia e professionalità. Tennis Club Valle Iato, il circoletto, a Partinico in Contrada Timpanella. Bentornati in studio. Toni accesi e audizione finita in rissa per le accuse di infiltrazioni mafiose all'ARS, quella tra Antonio Fiumefreddo, presidente di Riscossione Sicilia, e Vincenzo Vinciullo, presidente della Commissione Bilancio. Fiumefreddo è stato allontanato dall'aula e adesso incalza: preferisco farmi da parte. Toni troppo accesi nell'audizione in commissione bilancio di Antonio Fiumefreddo, amministratore unico di Riscossione Sicilia, che è stato addirittura accompagnato fuori. Anche in questo palazzo c'è una parte della politica infiltrata, non siamo in Svezia e i nomi e cognomi li faccio alla magistratura, non in altre sedi. Parole di fuoco nei confronti del presidente della commissione bilancio, Vincenzo Vinciullo, che lo aveva interrotto invitandolo a non fare accuse generiche.
Stesso registro durato per tutta l'audizione, fin quando lo stesso Vinciullo non ha deciso di allontanarlo, anche se lui si difende rispondendo di aver accolto la sua richiesta d'essere allontanato, in seguito all'affermazione di Fiumefreddo di voler fare i nomi di quei politici infiltrati. Il presidente di Riscossione Sicilia è intervenuto anche sull'assessore all'economia Baccei, che avrebbe incontrato i dirigenti di Monte Paschi di Siena in più occasioni, senza informare lui e Crocetta, mentre erano impegnati sulla questione con la banca del contenzioso di 120 milioni di euro. Ancor prima uno scambio di battute con Totò Lentini. Non ho tasse da pagare, aveva dichiarato Lentini, e se lei continua con questi toni, noi soldi non gliene diamo, riferendosi ai fondi che servono a coprire il buco di Riscossione Sicilia. Per Fiumefreddo sarebbero state parole con un profilo estorsivo. Intervenuto il capogruppo di Forza Italia all'ARS, Marco Falcone, un'occasione mancata, con 700 dipendenti e un costo annuo di 60 milioni di euro, Riscossione Sicilia dovrebbe riscuotere oltre 5 miliardi di tasse, invece produce ogni anno ingenti perdite che causano maggiorazioni IRPEF e IRAP. Fiumefreddo appare preoccupato per il futuro delle 700 famiglie. Preferisco, da uomo delle istituzioni quale sono, farmi io da parte, ha dichiarato. Ringrazio il presidente Crocetta che mi ha sostenuto nella battaglia di questi mesi. Paura questa mattina in via Briuccia a Palermo, a pochi passi da via Belgio. Un lavoratore precario è entrato nello stabile al civico 67, dove ha sede l'ufficio provinciale del lavoro. È salito al settimo piano e ha minacciato di buttarsi sotto, lo state vedendo nelle immagini. Sedutosi a cavalcioni sul parapetto, ha detto di volersi lanciare gridando «Sono disperato e senza lavoro». E voltiamo pagina. Niente amministrative a maggio, slittano le elezioni in Sicilia di circa un mese. I motivi? Un errore in Gazzetta Ufficiale, ma anche evitare che possa coincidere con il G7 a Taormina. Nel servizio tutti i dettagli e le date di voto previste sull'isola. Le elezioni a maggio in Sicilia non ci saranno. Il problema è legato ai ritardi e la prima data utile da sfruttare dovrà essere trovata nel mese di giugno. Nulla di ufficiale, ma la scelta è quasi obbligata perché, per legge, dal decreto di indizione dei comizi all'elezione vera e propria non possono passare meno di 60 giorni. Il 7 marzo è già passato, dunque non si potrà più votare il 7 maggio. Le altre domeniche, ovvero il 14, il 21 e il 28, hanno tutte impedimenti chiari legati al G7 che si svolgerà a Taormina e l'intenzione sarebbe quella di evitare che si possa andare al voto durante l'organizzazione dell'evento mondiale. La regione sta pensando di indire i comizi elettorali con voto nella giornata di domenica 11 giugno e i ballottaggi il 25, evitando così la domenica del 4, che è la chiusura del ponte festivo del 2 giugno, per il quale si teme un forte astensionismo. C'è poi un altro motivo per far slittare le elezioni, un errore in Gazzetta Ufficiale nelle note legislative che accompagnano la riforma del sistema elettorale per le amministrative in Sicilia. Mentre la legge reintroduce chiaramente il trascinamento del voto, ovvero l'estensione al candidato sindaco di qualsiiasi voto espresso per una delle liste adesso collegate, nelle note esplicative questo passaggio sarebbe poco chiaro, addirittura messo in dubbio. Piccolezze, ma per evitare errori di interpretazioni e contenziosi, la regione starebbe predisponendo una nota di correzione, più come precauzione che altro. Per indire i comizi elettorali, in questo modo la regione ha tempo tutto il mese di marzo e anche i primi giorni di aprile. Tutte le poltrone per eseguire l'estrazione dentaria si guastano e così al reparto odontoiatrico Villa Sofia a Palermo gli interventi vengono sospesi per tutta la settimana. Già dalla settimana scorsa su 7 poltrone soltanto 2 erano effettivamente utilizzabili. Adesso, in seguito ai nubifragi che si sono abbattuti nei giorni scorsi sulla città, si sono guastate anche quelle, obbligando i pazienti a tornare a casa senza cure. Il nosocomio ha comunicato che è stato attivato un servizio di informazioni e assistenza all'interno del reparto per far fronte ai disagi causati ai pazienti in liste d'attesa. E restiamo a Palermo, rubinetti a secco da 3 giorni in mezza città. Continuano a Palermo i lavori di manutenzione annunciati nei giorni scorsi dall'AMAP, nonostante il termine dei lavori fissato per mercoledì sera. Le proteste dei cittadini non si sono fatte attendere. Ascoltiamo.
Emergenza idrica senza fine a Palermo. Anche stamattina mezza città si è svegliata con i rubinetti a secco. Disattese le promesse dell'AMAP che nei giorni scorsi dava come certo il termine dei lavori entro la serata di ieri. Le proteste dei cittadini, infuriati e stanchi di una situazione che oramai si ripete ciclicamente, non sono tardate ad arrivare. In particolare gli abitanti della zona di Via Oreto denunciano il continuo abbassamento di livello del servizio di erogazione idrica nel quartiere, testimoniato dal moltiplicarsi delle emergenze. Oltre a Palermo a soffrire, sono anche numerosi comuni della cinta metropolitana servita dalla condotta di Misilmeri. Anche il Policlinico lamenta da giorni una limitazione nello svolgimento delle proprie attività ospedaliere connesse alla mancanza d'acqua. L'AMAP, attraverso un comunicato stampa, dal canto suo si è limitato a far sapere che i lavori alla condotta di Misilmeri continuano e che la ripresa della normale erogazione è prevista per questa notte, fatta eccezione per la zona di Brancaccio Sette Cannoli, dove i disagi dureranno fino alla prima mattinata di sabato. Con una nota, inoltre, l'ente gestore del servizio idrico di Palermo ricorda che è sempre attivo, dall'inizio dell'emergenza, il numero verde per raccogliere le segnalazioni e i disagi dei cittadini. E passiamo allo spettacolo. Andrà in scena domani alle 21 nell'ex chiesa di San Mattia dei Crociferi a Palermo. Femine Viri Furentes, lo spettacolo che viaggia tra passato e modernità attraverso i temi del mal d'amore, del tradimento e della vendetta, visti nelle tragedie classiche di Seneca con un occhio alle analogie del nostro tempo. Ce lo ha raccontato la professoressa Daniela Verna, dal cui libro Tra Vultus e Persona è stato tratto lo spettacolo. Ho preso spunto dal mio ultimo lavoro, il mio ultimo libro, Tra Vultus e Persona, in cui c'è proprio un capitolo relativo al furore, alla pazzia di ben quattro regine dell'antichità, della tragedia senecana soprattutto, in cui si parla proprio del furore di Medea, Fedra, Deianira e di Dione per la parte virgiliana, ma sono il denominatore comune è proprio questo furor che le pervade e che attraverso il quale queste donne cercano di punire i loro mariti o comunque i loro uomini che le hanno abbandonate o tradite. E allo stesso tempo tutto questo ribalta nell'attualità, cioè dall'antichità il passaggio immediato dall'ante al nunc, in cui però tutto questo viene declinato al maschile, cioè ora è l'uomo che vuole uccidere la donna che lo abbandona, o col coltello o usando l'acido. In ogni caso, quotidianamente abbiamo notizia di questo. Un'altra brevissima pausa, rientro allo sport, restate con noi. La burocrazia è un problema? A Palermo è un piacere affrontarla con l'Ufficio IN, agenzia accreditata dal Comune di Palermo. Riabilitazioni civili, cancellazioni blacklist, carichi pendenti, certificati fallimentari, certificati catastali, servizio notifiche, visure camerali, richieste e ritiro sentenze civili, penali, certificati immobiliari e mobiliari. L'Ufficio IN è anche cartolibreria e articoli da regalo, forniture per studi legali e uffici amministrativi. L'Ufficio IN a Palermo lo trovi in via Pagano 18, accanto al tribunale.
centro batterie Marmitte Chiavetta, sconti del 50% su marmitte con installazione gratuita e offerte vantaggiose su batterie di tutte le marche per moto e imbarcazioni. Batteria 50 A con garanzia a 25 euro, da 65 A 45 euro, da 80 A 51 euro. 4 litri d'olio, 10 W40, filtro olio, filtro aria, tutto a 50 euro, sostituzione inclusa. Centro batterie Marmitte Chiavetta, rivendita autoricambi, officina meccanica, effettua cambio olio, sostituzione pastiglie freni e ammortizzatori a vista. Consegna a domicilio e orario continuato. Centro batterie Marmitte Chiavetta, il massimo per la tua auto, in via Galileo Galilei 94 a Palermo. Il tatto, l'olfatto, l'udito, la vista, il sapore, sensazioni che provi solo da Naif. Ristorante Naif, a Palermo, in via Vannantò 21. Naif, gustose tentazioni. E come promesso passiamo allo sport, il calcio. Martedì la presentazione, oggi l'incontro con il sindaco Orlando e domani quello con il rettore dell'università. Giorni forsennati, i primi a Palermo di Paul Baccaini, nuovo presidente rosanero. Oggi a Villa Niscemi si è parlato dei progetti stadio e centro sportivo. Per noi Lorenzo Anfuso. Una terapia intensiva, più che un primo vero approccio, quello di Paul Baccaini con Palermo e i palermitani. Lavoro non stop per il neopresidente rosanero che, dopo la presentazione di martedì allo stadio, ha incontrato oggi il primo cittadino, Leoluca Orlando, per cominciare a parlare seriamente della nuova casa della società rosanero. Sorrisi, ma anche assunzione seria di impegni, quella andata in scena nella sala degli specchi di Villa Niscemi, sede del sindaco del capoluogo. Indicato in giugno il termine entro il quale sarà presentato il progetto, che però sembra avere già l'avallo, almeno nei contorni, da parte dell'amministrazione comunale. Un incontro nel corso del quale il presidente, il neo presidente del Palermo, ha confermato l'intenzione di realizzare un nuovo stadio e io ho confermato l'attenzione positiva, assolutamente positiva, da parte dell'amministrazione comunale. Lavoro non semplice quello del new chairman rosanero, che nei suoi primi giorni palermitani deve rispondere non solo all'affetto che a detta sua sta ricevendo dalla piazza, ma anche allo scetticismo. Secondo me la squadra del Palermo Calcio è una ragazza bellissima, ok, palermitana, bellissima, no? E la città di Palermo, inteso come giornalisti, come è il papà. Arriva il fidanzato la prima volta a prendere la ragazzina per portarla a cena. Se non arriva quello in giacca e cravatta, che è un avvocato o un commercialista, di cui mi presento io, com'è che un padre palermitano si comporta? Beh, dice questo, ma aspetta, cerchiamo di... Ma se io invece faccio vedere che di sua figlia io voglio fare la mia principessa, la mia regina... Un giorno possiamo diventare una famiglia. Se voi vedete proprio il progetto, non si specifica per esempio l'area alimentazione, l'area negozi, l'area museo, l'area eventi. Secondo me va presa questa planimetria, vanno messe in un think tank tutte le idee che possono essere economicamente vantaggiose, ma anche a livello di entertainment. Facciamo su stadio. E questo era l'ultimo servizio, siamo in chiusura. Vi ricordiamo come sempre che questa edizione è disponibile sul portale online ctsnotizie.it. Potete inviarci le vostre segnalazioni alla pagina Facebook CTS Compagnia Televisiva Siciliana o all'indirizzo mail ctsredazione@libero.it. Vi lasciamo al meteo, grazie per averci seguito, arrivederci. Un saluto e ben ritrovati a un nuovo aggiornamento previsionale. Giornata di venerdì che vedrà lo spostamento verso la Grecia di una perturbazione atlantica. Alta pressione quindi in arrivo dalla Francia, dalla Spagna verso tutto il Mediterraneo, con prevalente stabilità anche sulla nostra penisola. Vediamo più nel dettaglio la situazione proprio per quanto riguarda la copertura. Guardate i fronti atlantici che interessano l'Europa centrale, qualche nube medio-alta di passaggio al nord-est e sul centro Italia, ma senza rischio di fenomeni, quindi una giornata assolutamente tranquilla. Guardiamo appunto le precipitazioni che interesseranno la parte dell'Alpe, quindi tra Svizzera e Austria,
qualche isolato piovasco da segnalare solamente in serata sul basso Adriatico, le zone più interne appenniniche. Vediamo quindi con l'aiuto della grafica la previsione per venerdì. Bel tempo prevalente ovunque, sapore di primavera, perché le massime raggiungeranno i 20 gradi al nord-ovest, ma punte anche di 20-21 gradi sulle zone interne di Toscana, Lazio e localmente la Campania. Con questo per il meteo è tutto, aggiornamenti scaricano l'app di trebimeteo.com.